Cominciamo con Lazza, il noto satanista. Non è la prima volta che inseriamo un meme e che anche gli artisti stessi sono coscienti del meme. Guarda, ernia. È una cosa carina, perché è una roba nostra che riusciamo a portare. E tanta non sono gente. Diffamatori questi meme qua, sono anzi. Sì, è una roba carina che coinvolge. Poi magari c'è giochi su questo misunderstanding. E anche loro giocano su questo. Lazza spesso lo fa, non so se lo fa per noi. Ma magari allora, io la mia teoria del complotto era che Lazza in realtà inconsapevolmente avesse una penna, una scrittura che maledetta, ricordasse quella roba di Dio. Che dici che va verso quello. Secondo me ha venduto l'anima al diavolo, che è Sfera e Basta. Può essere, visto perché ha fatto featuring insieme. E io per questo, proprio per questa tua teoria, ho voluto scomodare le alte sfere. Ha chiesto al Papa? Quasi. Buongiorno, sono Mauro Biglino e mi occupo di Bibbia. Sono con gli Arcade Boys per fare una esegesi dell'ultimo lavoro del rapper Lazza, che si intitola Sirio. Sirio, quella grande stella luminosa che è il cane che segue il cacciatore Orione, quella costellazione colossale che si trova nei cieli e che viaggia andando a caccia delle Pleiadi. Orione è quella costellazione che è presente nei racconti dei popoli antichi di tutti i continenti. È presente in Egitto, è presente in Centro Sud America, è presente nell'India ed è il luogo del cielo da cui sarebbero provenuti quelli che ci hanno fabbricati, cioè quelli che hanno fabbricato il genere umano. Però Sirio, che è una stella così luminosa, è ovviamente la stella che porta la luce e quindi è Lucifero. Ma Lucifero per noi non è Satana? Ma allora se è così è proprio vero che Lazza è un satanista. Ma però bisogna farci una domanda. Come si fa a essere satanisti visto che Satana non esiste neppure nella Bibbia? Bisogna veramente fare un atto di fede per essere satanisti. Ma in questo caso io mi faccio una domanda. È un atto di fede o è un atto di El Jefe? Ciao! T'ho detto, quando il meme diventa peggio della realtà, diventa meme. Like solo per il video di entrata, ragazzi.